questo momento svolgo un ruolo anche di aiuto al movimento come responsabile della sicurezza, tra virgolette, ma voglio cogliere l'occasione, anche se siamo pochi, di poter manifestare finalmente il mio pensiero. Io so di essere tra amici e devo dire la verità, in questi ultimi giorni, come voi tutti sapete, ho avuto modo di leggere tante cose su internet, polemiche, braccio di ferro, insulti, chi ne ha più ne metta. Io voglio solo raccontarvi quello che è il mio percorso, quello chi sono io e per quali ragioni sono dentro il movimento. Circa un anno fa, qualcosa di più, qualcuno mi invitò ad andare a vedere Grillo a Cagliari. Io ero molto reticente rispetto a questa cosa, perché comunque schifato come tanti dalla politica, da come funzionava il sistema, e sono andato lì con una tensione, diciamo, medio-bassa, più che altro per curiosità. In quel contesto ho avuto modo di conoscere attivisti, ho colto la loro, come dire, grande desiderio di partecipazione, una grande amicizia e una grande solidarietà. E questa cosa mi colpì moltissimo, perché mi chiesi, non ci credo, è impossibile, cioè, la politica è finita, non c'è più la possibilità di credere in qualcosa, in un gruppo che lavora insieme, che ha un target comune. E quindi ho iniziato questo percorso lentamente. E durante questo percorso, dentro di me, si sono risvegliate delle emozioni, dei desideri, delle sensazioni. E ho cominciato a conoscere tanti amici. Perché vi racconto questo? Perché io credo di essere uno dei tanti cittadini di questa terra che da oltre 50 anni vogliono veramente credere che ci sia un sogno, una speranza, un futuro. E io pensavo che questo fosse giusto, questa cosa. Finalmente pensare che questo sogno, questo futuro, si potesse in qualche modo portare avanti, progettare insieme. Io, scusate, sto parlando, scusate, io mi cazzo pure, Giulia, sto parlando e vorrei avere, grazie, anche tu, io sto parlando e voglio l'attenzione, quindi vi allontanate, mi disturba. No, è una questione di rispetto verso chi parla, io quando non voglio sentire qualcuno mi allontano. Giulia, funziona così il mondo, anche per te. Volevo dire, quindi ho iniziato questo percorso. E da sardo ho pensato veramente c'è un movimento che può rivoluzionare tutto. Noi sardi siamo della gente talentuosa, che ha delle idee, che ha la testa dura, ma fondamentalmente, come siamo adesso alcuni di noi dentro il movimento, siamo anche delle persone che poi alla fine sono molto single, guardano le cose in modo individuale, non riescono a vedere dalla stessa prospettiva le stesse cose. La mia domanda è questa. La faccio a me, la faccio a voi. Ma noi veramente possiamo pensare, per come oggi ci stiamo presentando, di poter rappresentare il popolo sardo? Cioè noi siamo veramente la rivoluzione, il futuro? Tanti di noi pensano veramente che noi possiamo vendere un piatto di lenticchie ai sardi? I sardi vogliono mangiare. Noi dobbiamo rivoluzionarlo questo sistema. La domanda è... Ma nel programma cosa vogliamo fare? Scrivere degli slogan? O vogliamo dire ai sardi che vogliamo per esempio chiudere tutti gli enti regionali, che vogliamo stanare tutto il clientelismo, che ce la mettiamo tutto, che non si porta voce, chiunque sarà, farà comunque questa opera dura e importante? Cioè di risposte, e non sto qui a parlare perché il tempo, alle soluzioni, ai problemi dei sardi, ce ne sono tante. Invece di litigare per chi sarà candidato, perché candidarsi è facile, poi non dimentichiamoci che bisogna raccogliere i consensi e non è una cosa così facile. Se qualcuno si illude che la panacea delle politiche non sarà assolutamente così, perché la gente adesso ci chiederà conti, come già sta facendo, uno per uno, e non possiamo andare più a vendere il fumo. Quindi il mio invito è uno solo, mettiamoci finalmente a scrivere il programma regionale, facciamo questo che è la priorità, e vi faccio una proposta. La mia proposta è questa: facciamo un percorso che tocca tutti i paesi della Sardegna, passandoci il testimone con del gazebo, dove incontriamo le persone in ogni comunità,
facciamo le nostre proposte, raccogliamo le loro soluzioni. Alla fine di questo percorso ci incontreremo tutti e finalmente probabilmente avremo dei presupposti per quanto riguarda le problematiche della Sardegna, e soprattutto, a parte internet, incontreremo la gente, noi dobbiamo incontrarli, quindi andiamo paese per paese senza leader, ogni paese avrà i suoi rappresentanti e incontriamo la gente con un semplice gazebo a costi zero, nessun leader, e alla fine noi sicuramente in questo percorso della Sardegna avremo incontrato le persone, solo questo volevo dire, grazie. Prima uno vale uno, questo è un tema che spesso si affronta nei gruppi, non vogliamo leader, non vogliamo capibastone. Io chiedo a un amico, Francesco Perra, che è uno dei primi, uno di quelli che sostiene la democrazia dal basso, sostiene un movimento che non deve avere sedi, sostiene un movimento che deve ascoltarsi, partecipare, è attivarsi, e spesso questo attivarsi dà un titolo a chi si attiva, no? Il titolo di attivista. Beh, secondo me non è proprio così. Io parlerei più di cittadino consapevole. Qui oggi ci sono attivisti che io chiamerei cittadini consapevoli. Passo la parola a Francesco Perra. Salve, allora sono Francesco Perra e sono un cittadino consapevole, come sì, scusate. E la consapevolezza da cosa nasce? Nasce dall'informarsi. Informarsi al di fuori dei canali soliti che purgano il cervello della maggior parte dei cittadini, soprattutto degli elettori, perché noi adesso dobbiamo anche fare una distinzione tra cittadini elettori e cittadini non elettori. Perché siamo spaccati in due, oramai il non voto forse anzi ha superato i votanti, e dobbiamo porci questa domanda, noi in primis, perché il nostro target dovrebbero essere i cittadini che secondo me sono consapevoli che qualsiasi cosa voti non cambia niente, per cui non vanno a votare, quindi sono dei cittadini consapevoli come noi, ma vanno contattati e attivati con l'informazione dal basso, e ritorniamo ai banchetti, allo stare in mezzo alle persone, ma per comunicare, non per chiedergli che soluzioni hanno, che soluzioni gli diamo, per chiedergli se sono d'accordo a votare via una classe politica che non ci rappresenta, anzi siamo arrivati al livello che ci vessa a norma di legge, fanno le leggi per vessarci, la fame, la voglia del piatto di lenticchie è indotta da questa mala politica. Quindi noi dobbiamo assolutamente distinguerci dal basso rispetto e nei confronti di queste, vabbè, non voglio usare parole forti, comunque chiamiamoli affaristi, lobbisti, massoni, li chiamiamo col loro nome, perché alla fine chi comanda non sono più i cittadini, la sovranità è stata completamente corcizzata da questo sistema, e l'unico modo appunto è quello di riprenderci in mano la scheda elettorale e andare a votarli via. Quindi noi, il nostro compito principale non è quello di dare soluzioni ai problemi locali, ma quello di dare consapevolezza ai cittadini che i problemi si risolvono nel territorio con la sovranità dei cittadini, sono i cittadini stessi che si occupano del loro territorio, sono loro i sovrani, non devono arrivare gli ordini, i diktat dall'alto come sta succedendo per le trivelle, come succede per la TAV e per gli inceneritori. Quindi il nostro compito principale è quello di essere credibili nei confronti di questi cittadini per convincerli a prendere in mano la scheda elettorale e andare a votarli via una volta per tutte, e dandogli la garanzia che, essendo noi chiamati ad amministrare la cosa pubblica, renderemo per prima cosa la regione una scatola di vetro, una casa di vetro, perché deve essere trasparente, e subito dopo dare gli strumenti ai cittadini per poter decidere e partecipare delle scelte che fa la regione. Non è più la regione che decide per i cittadini, ma è una regione che ascolta i cittadini e insieme ai cittadini prende le decisioni.
Quindi automaticamente tutto quello che è stato deciso sino a oggi direttamente dalla regione per essere imposto ai cittadini viene automaticamente delegittimato se noi dovessimo essere chiamati a governare. Quindi il problema non è avere dei programmi alternativi, ma essere credibili che abbiamo gli strumenti giusti per fare in modo che il cittadino non sia più vessato, che il cittadino si riprenda la sua sovranità dal basso. E quindi è importante comportarci da cittadini consapevoli, informare dal basso con gli incontri, le convivialità come possono essere questa, ma come possono essere in giro anche per tutti i paesi della Sardegna, dove possiamo essere anche portatori di un'azione concreta, che sono per esempio le petizioni popolari per la richiesta di inserimento negli statuti comunali dei referendum deliberativi e confermativi, che è un diritto che i cittadini hanno, non sono informati, non sono consapevoli di averlo e quindi non gliene frega niente di esercitarlo. Allora potremmo andare paese per paese a dire: guardate che se vi fate una petizione, nel momento in cui la presentate al comune, il comune entro 60 giorni di tempo vi deve dare questo strumento. Dal giorno dopo il politico non è più uno che viene eletto e fa i cavoli suoi sino alle elezioni successive, ma è uno che per forza deve ascoltare i cittadini, deve prendere le decisioni con loro, e quella è la vera rivoluzione, il vero cambiamento che noi dobbiamo portare. Quindi quando uno si avvicina al Movimento 5 Stelle non deve avvicinarsi con le sue idee personali, con i suoi progetti, ma si deve avvicinare nudo, perché noi dobbiamo creare un'intelligenza collettiva dal basso che ancora non esiste, perché non siamo in grado di spogliarci dalle nostre ideologie, non siamo in grado di condividere tra diversi, che tra le altre cose è un principio costituzionale. Cioè l'impegno civico si fa quando qualcosa è nell'interesse della collettività e a te non torna niente, e soprattutto quando lo fai con persone diverse da te, perché è inutile che tu lo faccia col tuo gruppetto di amici, di sodali, che come succede con le associazioni che rimangono sempre sole e non hanno nessuno che li ascolta. Perché il ruolo costituzionale dei partiti dovrebbe essere quello proprio di essere dei luoghi aperti, di condivisione democratica, dove hanno libero accesso cittadini, associazioni, per essere ascoltati, per avere recepito quello che presentano. E invece noi abbiamo perso, siamo passivi, quindi ecco l'importanza di informare, di dare consapevolezza per poterci riattivare dal basso ed esercitare la nostra sovranità. Se uno nel suo quartiere o nella scuola dove vanno i figli ha un'idea per fare un progetto insieme ad altre persone che sia poi utile agli interessi, alla salute dei bambini o all'interesse delle famiglie, non deve chiedere il permesso al politico, lo deve fare, perché è un suo diritto, e se il politico non lo segue e non gli dà gli strumenti per poterlo realizzare, è un politico che dovrebbe essere cacciato immediatamente, non è proprio ritirata la delega, perché se appunto cambiamo parametro e decidiamo che il politico è quello che va dove si gestisce il potere per condividerlo con i cittadini, per rendere partecipi i cittadini, se non lo fa automaticamente è fuori. E poi vabbè, comunque non mi voglio dilungare troppo, voglio lasciare la parola anche agli altri. Speriamo di cambiare le cose dal basso comunque. Barbara Cerebio di Cassiano, appartengo al gruppo Sarrabus. Non mi aspettavo appunto di dover parlare qui oggi, scusatemi, sono emozionata. Come diceva Pierpaolo, io ho speso del mio tempo per parlare un po' di un settore che viene un po' trascurato, il settore turistico e i beni culturali. Io ho questo tipo di esperienza, ho lavorato come guida museale in un museo del nostro territorio che però non viene valorizzato abbastanza. Questo mi dispiace, ci tengo tantissimo, è un lavoro che mi piace. Purtroppo, come dicevo, non danno importanza ai beni culturali, ai siti archeologici. Noi siamo ricchi di tanta storia, potremmo anche avere uno sviluppo economico in tal senso. Io mi sono preparata come guida turistica, ho sostenuto un corso regionale di alcuni mesi, ho fatto esperienze in Umbria dove c'è un sistema museale da fare invidia. Praticamente lì un turista si reca in una qualsiasi città, prende una
una card prepagata e si può girare tutti i musei dell'Umbria e si inventano anche i musei lì, quando noi invece qua non avremo neanche bisogno di inventarci, abbiamo tanta ricchezza storica, come ho detto in Uraghe, dove ci sono io c'è una colonia penale, un'ex colonia penale risalente al 1875, che purtroppo viene aperta al pubblico soltanto nel periodo estivo e tra l'altro quest'anno l'hanno chiusa. Quindi cosa ho fatto? Ho scritto due righe per presentarvele in modo che se il 5 Stelle riesce ad arrivare in regione, che io ci credo, ci spero e mi darò da fare anche nel mio territorio per portare dei voti, dobbiamo vincere per forza e dare voce appunto a questo settore che non viene considerato, viene considerato di categoria inferiore. Io capisco che ci sono tanti altri settori come le imprese da sostenere, aiutarle con i finanziamenti, però anche i beni culturali hanno bisogno di questo. Ci sono tra l'altro i finanziamenti che arrivano in Sardegna, però vengono riferiti indietro perché non si dà importanza e non si hanno idee di sviluppo. Io qui ho buttato un po' anche delle idee. Dategli uno sguardo, aiutatemi a dare voce a questa mia. Grazie, tutta l'emozione, non aspettavo molto di dover parlare di questo. Perché sono abituata più che altro a scrivere che a parlare in pubblico, però oggi l'ho fatto e vi ringrazio per avermi ascoltata. Grazie. Sull'agricoltura dobbiamo dire da noi, sulla sanità dobbiamo dire da noi, io sono della sanità, giustamente ha detto prima una persona, ma dicono gli infermieri che è molto meglio ed è molto più economico e molto più positivo per il paziente poter morire assistito bene in casa, nella propria camera, piuttosto che in una corsia di un ospedale o in una camera in ospedale, che è una cosa terrificante e spaventosa. Abbandonati a se stessi, e chiaramente si dice assistito significa che deve avere un infermiere, infermieri che possono essere benissimo presi da quella massa di infermieri disoccupati che ci sono in Sardegna, perché sappiamo tutti quanti che hanno fatto all'inizio delle cose tragiche, hanno messo una programmazione per le scuole di infermieristica terrificante, erano 250 persone in Sardegna che sarebbero dovute andare via per poter essere sostituite. Cosa è successo? Che stanno assumendo, io non ce l'ho con i comunitari che vengono da fuori, ma i comunitari hanno anche qualche difficoltà a parlare italiano, tantomeno in sardo. Nelle cliniche e negli ospedali pubblici sta avvenendo questo. Conviene all'amministrazione pubblica perché li pagano diversamente. È molto diverso lo stipendio, meno contributi, che tanto loro non ne frega niente, prendono i soldi contanti, e questa è la nostra realtà. E i nostri infermieri invece rimangono a casa, oppure fanno le cooperative per fare i prelievi di sangue, che praticamente è uno stipendio da fame.